Avete notato nel Direct questo ritorno al poligonale? Cioè, la grafica non ha fatto proprio da padrone a Nintendo Switch. Scusa, hai visto Apex? No, Apex era una roba. Io l'ho visto, allora. Ragazzi. Trovo Mario, cioè, Apex. Io trovo emozionante. Ci hanno messo Crysis pure sulla Switch. Io muovo, sì, ve lo ricordo, appunto, nel caso in cui ve lo foste scordato. No, così è. Crysis, Wolfenstein, Doom Eternal. Che tra l'altro Wolfenstein e Doom Eternal girano anche bene. Chiaramente non siamo noi che giochiamo a Wolfenstein e Doom Eternal su Switch. Però Apex. O col controller. Cioè sì, vabbè, no, ma anche fosse. Infatti Apex era indecifrabile, nel senso era io non l'ho calcolato proprio. Allora, era una cosa per la chat, perché forse mi sono spiegato male. Allora, io non sto dicendo il graficone alla, è normale che la potenza di calcolo sia quella che sia all'interno del contesto Switch, però Zelda Breath of the Wild è un gioco molto ben contestuale, molto bello da vedere, non mi venite a dire qui che sia brutto da vedere, però c'è stata proprio la sagra del pixel, cioè io questo Direct proprio lo chiamerei la sagra del pixel. Cioè, allora, Red sta dicendo semplicemente erano molto semplici graficamente, però da un gioco semplice graficamente tu puoi tirar fuori una cosa molto d'impatto, semplice graficamente che sembra semplice e basta. Per dire, Project Triangle Strategy, lo trovo adorabile, bellissimo. Ha questa, non so se avete fatto caso a questa cosa, ma c'è questo effetto di profondità di campo molto molto stretta. La miniatura. Bravo, esatto. Sembra di guardare il gioco attraverso una lente di ingrandimento. Sì. Io lo adoro. Sì. Fai conto, loro sono gli stessi sviluppatori di Octopath Traveler. Conto, Octopath Traveler, la Limited Edition, aveva la scatola che si apriva ed era un diorama. Era un bassorilievo di una schermata di gioco, quindi era proprio tridimensionale ma bidimensionale, un po' come le scenografie di teatro. Era fighissimo, sì, esatto, proprio perfetto. Ma in realtà Nicola ha detto una cosa che è molto vera in questo Direct dei nuovi giochi, perché a me anche, nonostante sia incuriositissimo, preoccupa tantissimo No More Heroes 3, perché sono giochi palesemente fatti per home console, a livello di estetica, tutto molto dettagliato, piccoli dettagli a schermo e così via, velocissimo, su qualcosa che plausibilmente, esattamente come è stato per il meraviglioso, ma così tanto castrato a livello di risoluzione, Xenoblade, schiacciati, a putra far male agli occhi se lo giochi in docked. Quindi serve tantissimo, perlomeno per chi è adulto, un mid-Neo Switch, nel senso qualcosa che non dico debba permettere nuovi titoli, è giusto che Nintendo, con la base che ha adesso, ti dica, guarda, mancano ancora 4-5 anni alla fine di Switch, ci sto, lo comprendo, lo accetto anche, ma a livello di risoluzione, anche solo di risoluzione e frame rate, mettici qualcosa di un po' più pompato, vendine un'altra, e io sono molto più contento come consumatore e giocatore. Se volete provare un'esperienza extrasensoriale con Switch, giocate a Warframe. Non so se avete mai giocato a Warframe. Perché c'è su Switch? Un pochino, sì. Certo, prova a giocarlo su Switch con lo schermo grande così a 30 frame, col joypad. Prova e poi vedi che vai in estasi mistica come Fantozzi. Inizi a vedere San Pietro sulle traverse, ti giuro. È una roba che tu... Neanche Mutant Year Zero sono riuscito a giocare su Switch. Cioè, a me Mutant Year Zero, che l'ho adorato su Xbox, è lì, porco Giuda, ho sperimentato la miopia. Che non sono miope, ma sì, io ho sperimentato la miopia. Era tutto sfogaticcio, porco Giuda. Ma anche Skyrim, eh? Skyrim, finché non devi leggere niente, è perfetto. Poi appena si apre un menu, un dialogo... Porca miseria. Comunque, questo Mario Golf, con la modalità speedrun... Day One. Sì. Guarda, quelle sono le classiche cose che mi attirano, se devo essere sincero. Ma davvero, perché... ragazzi, nel senso che...
il punto è che magari c'è sempre il solito discorso estremamente sbagliato del ma Nintendo ha quei tre brand e usa quelli. Sì, usa quelli come base. Estremamente sbagliato però, I brand sono quelli, ma la costruzione che ci fai sopra sono videogiochi spesso molto eterogenei. Infatti, io che non ho avuto mai approfondimenti estremamente prolisti con quei titoli, ma quando ho giocato per tot ore Mario Tennis, Mario Soccer e adesso Mario Golf, sono fantastici. Cioè, sono veramente di un divertente, di un meccanico che non sogneresti mai di immaginare prima di giocarli. Sono veramente divertenti. Quindi Mario Golf a me mi ha fomentato tantissimo, anche perché io sono vedovo di Everybody's Golf. No. Non so se voi avete giocato all'epoca. Quello della PlayStation, della prima PlayStation, ragazzi. Everybody's era Golf il gioco PlayStation 1, esatto, di cui poi c'è qualcosa. Però era praticamente Golf Arcade, molto semplice. Però se ti piace giocare a golf bravissimo, in quel modo, Everybody's Golf era stupendo. È per quello che Mario Golf lo prenderei subito, perché gli spin-off di Mario credo siano tra le cose più belle che ci sono, oltre alla saga principale, tra virgolette saga principale, perché anche vabbè, io sì, pasticcio. Però a parte i platformer, ecco, e tutti gli altri giochi, io non ho mai provato per esempio Mario Strikers, che è quello di calcio. Sì, di io l'ho Mario. Provato, esatto. Non l'ho mai provato, però ho comprato Mario Tennis, quello per Switch, ed è fighissimo. Quindi Mario Golf io non vedo l'ora. Sto leggendo delle persone che dicono a me Mario ha stufato. Allora, però consideriamo che sta. Mario tecnicamente ormai, come ha detto prima anche Karim e Michele, cioè ormai non è altro che una skin che Nintendo applica a dei giochi che funzionano molto bene. Cioè, che ne so, hanno un gioco di calcio che funziona bene. Bello, raga, che facciamo? Gli mettiamo le skin dei personaggi di Mario, ma il gioco di calcio è un gioco di calcio. Level design, meccaniche di gioco, quelle sono molto più autonome di quanto non sembri. Tanto che spesso e volentieri, anche quando si giocava il bellissimo Astro, per chi, beato lui, mi dispiace, alla PS5, non è periodo, però quello è chiaramente Super Mario. Non faceva quando saltava, ma insomma, quello era. Quindi è quella, alla fine sì, è una skin, che poi ovviamente cambia anche animazioni e tutto il resto, ma lo scheletro... Solo che Sony è scema e non ha capito che se facesse dei giochi più corposi con Astro, io me li comprerei tutti al day one. Immediatamente. Cioè, potrebbe creare veramente una mascotte importante. Perché no, ma il fatto che te l'abbiano messo gratuito all'interno della console ti fa capire il mercato che abbia quel tipo di giochi, che non siano Mario. Io non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di provare Mario Kart Live, quello che chiedevo in chat, uno dei messaggi evidenziati. Perché, no, però avrei voluto. Ce l'ho. Io non avrei mai potuto usarlo per lo spazio, però io che da piccolo giocavo con le Hot Wheels, praticamente è un sogno incredibile. Cioè, non è solo un sogno, è sempre la stessa cosa, Michele, purtroppo. Quanto ne hai sentito parlare dopo una settimana? No, è esattamente come Labo e tutto il resto, lo compri, sei felicissimo. Ah, è vero, esiste Labo. Labo però è intermedio, cioè molta gente l'ha vista e ha detto non lo voglio. Vero. Mario Kart Mario. Live l'hanno tutti visto e hanno tutti detto la stessa cosa. Hanno detto questo è il futuro. Poi lo posso gioco ad Apex, perché è sempre così, cioè, l'hanno tutti giocato, solo che la gente non ha voglia, se tu fai muovere troppo il culo alle persone, le perdi dopo un po', e non devi farlo, perché lì purtroppo devi sederti sul divano, devi costruire la pista, però poi è veramente il futuro quello, è il che futuro bello. Del gaming, che però è lì, che prende polvere il futuro, è lì che è bloccato in un angolo, peccato.